Dai tempi lontani di Giulietta e Romeo, l'amore ha sempre avuto delle avversità. Chi di voi non ne ha fatto l'esperienza? Ma consolatevi, a questa legge inesorabile non sfuggono neppure Marcello Mastroianni, il più brillante degli attori, il più drammatico, Richard Bezard, e sì, anche il più galante Maurizio Arena, per la prima volta sullo schermo uniti da amore e guai. E in amore e guai sono coinvolte pure Valentina Cortese, Eloisa Gianni, Irene Galter, in un intreccio di nuove e originali situazioni. Isetta mia bella, ma che ti è successo, eh? È fatto tardi, ho preso il treno in corsa. Ma che, ti pare che ci potevamo combinare noi? Teresa, sei tu? Oddio, che hai fatto? Non ho le chiavi. Per te era difficile. Sì, sì, lo so. È molto difficile, ma ora tu dimenticherai. Ti farò dimenticare. Ce l'hai con me per quello che ho fatto? Sì, va bene, alle 3 ho capito. Grazie. Ma le va. Arrivederci. Pampe di gancio. Ah, fata. E chi è? Che carrozzeria. Ma che c'hai? Aiuto! Ma guarda che razza d'amore è questo. Non ci vediamo mai. Non ci parliamo mai. Qui si va avanti a furia di telegrammi, lettere, sospiri e niente altro. Due matti sembriamo. Faccio bene io, che di fidanzate non ne voglio sapere. Brr, brr, brr. Potremmo andare a Frascati, a Tivoli, dove ti piace. Su, tienti forte. Brr. Ehi, ragazzino, qual è la strada per i castelli? Tu con mia sorella o te fidanzi o te la puoi scordare. E sia ben chiara una cosa: quando passa, gira al largo, pedala. Perché non gli chiedi qual è il suo numero? Che numero? Che cosa vorresti dire? Voglio dire che è uscito dalla prigione stamattina. E capirai, casa reale. Senta, che suo figlio fosse uno screanzato, lo sapevo. Ma adesso so anche da chi ha preso! Ma papà! Sintetù! No, non c'è posto per te. Ma ha detto... proprio adesso ha detto che... Non importa quello che ho detto. Non mi piace la gente che per arrangiarsi fa dei trucchi. Senta, io non faccio trucchi con nessuno. Ho bisogno di lavorare. Se c'è lavoro, lei me lo deve dare. Ne ho bisogno. Senti, Risa, non ci siamo detti niente neanche oggi, ma... Quando ci vediamo? Ti telefono dopodomani, ci vedremo... Amore e guai non è soltanto un film brioso. È un film divertente, un film umano e drammatico. Amore e guai è un film sull'amore che dovete vedere perché è il film dei fidanzati di tutti i tempi. Prossimamente su questo schermo, presentato dalla Rome International Film.